Oggi si inaugura la macelleria Catinella, una realtà che esiste dal 1983 ma che oggi si inaugura per offrire un prodotto nuovo. Da dove nasce appunto l'idea di creare questo grande ambiente, una nuova realtà commerciale a Mazara? Inizialmente mio padre ci ha insegnato a fare il suo mestiere, continuando noi ad andare a scuola, siamo andati avanti, siamo cresciuti, poi abbiamo scelto noi per passione di seguire le orme del padre, perché vedevamo lui e abbiamo imparato piano piano fin da piccoli il suo mestiere. Da lì poi abbiamo capito che iniziavamo a stare stretti, quindi dovevamo allargare. Abbiamo portato la novità sviluppando il nostro stesso lavoro, che da semplice macellaio riusciamo dalla macellazione alla lavorazione alla cottura. Riusciamo a fare dalla carne, dal preparato pronto, metterci dei condimenti che noi sappiamo costruire, a infornarlo e dare la cottura che il cliente richiede. Ci siamo specializzati anche sui salumi, abbiamo preso un'affettatrice, quella l'antica della Lamborghini a manovella, perché quello che mancano sono i sapori e la nostra tradizione, e ci siamo applicati un po' su questa cosa. Cioè, quando si dice la gioventù che avanza, l'allievo che supera il maestro, oppure no? Io sono il maestro e me dovete parlare solo di disossare carne, vendere carne a taglio. Loro fanno solo la preparazione, grazie a loro io sono arrivato qua proprio. Quindi non solo macelleria, anche gastronomia. Eh sì, siamo andati avanti con tutto quanto. Noi abbiamo imparato il mestiere base da nostro padre, che è lui l'artefice di tutto. E poi ci siamo specializzati in altro. Siamo una macelleria, gastronomia, salumeria. Non ci manca più niente. Ora ci manca cliente, porta cliente, andiamo avanti e ci ampliamo sempre di più. Questo è un futuro che abbiamo portato avanti, ma è un futuro passato che dobbiamo crescere ancora di più. Grazie alla nostra affezionata e bellissima clientela, che negli anni è diventata la macelleria Catinella, una grande famiglia. Grazie alla GMC che con la loro professionalità ci ha permesso di realizzare questa bellissima realtà. Grazie alla signora Regista, che non vedo, ora vediamo, che mi ha sopportato e supportato in tutto. Grazie ai miei figli che con la loro caparbietà, professionalità ed impegno hanno spinto affinché la nostra attività si ingrandisse, infondendo coraggio al padre perché ciò avvenisse. Alla signora Piera, che per 34 anni ci ha permesso di lavorare bene, tanto da poter arrivare a questo momento. La grande Rosa! Una famiglia siamo stati. Grazie alla signora Rosalba, che con stima ci ha dato la possibilità di realizzare questo sogno. E di ultimo, ma non per questo meno importante, grazie a me, che per 5 mesi non ho dormito, sopportando da mio marito queste parole. Ma ce la facciamo, ce l'abbiamo fatto, la parola mi ha detto.